Ciao, sono Luca e in questo video scopriremo se il pullover è un esercizio per i pettorali o la schiena. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando un manubrio in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata. Stai comunque attento che la schiena non si iperestenda durante l'esecuzione. Le braccia sono completamente estese per escludere il più possibile il lavoro dei muscoli della schiena. Esegui il movimento con un ampio arco in maniera lenta e controllata, espirando quando contrai e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia, con un'ottima focalizzazione su contrazione e pompa dei pettorali. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Quando sei con le braccia estese sopra il petto, puoi fermarti in mezzo secondo per ottimizzare la contrazione a livello dei pettorali stessi. Infine, rispetto ad altri esercizi che prevedono movimento di spinta, in questo caso escludiamo i tricipiti dall'esecuzione, con i pettorali stessi che si fanno carico della maggior parte del lavoro. Vista l'esecuzione corretta e considerato che il pullover si può eseguire anche con il bilanciere, di fatto è un ottimo esercizio per colpire al meglio sia i pettorali che i dorsali. La differenza principale consiste nella posizione delle braccia, ossia se sono in una posizione di completa estensione o con una leggera flessione a livello dei gomiti. Se sono in completa estensione, lavoreranno principalmente i pettorali, se invece presentano una leggera flessione a livello dei gomiti, lavoreranno in maniera più importante i dorsali. Questo stesso principio si applica anche al lat pull down, dove infatti le braccia a livello dei gomiti presenteranno una leggera flessione per andare a colpire in maniera più importante i dorsali, poiché ovviamente questo è un esercizio per i dorsali. Quindi molto semplicemente, come detto, stanno molto attento alla postura e alla corretta esecuzione, anche per quanto riguarda soprattutto la posizione delle scapole, tanto più se vuoi colpire la schiena. L'obiettivo principale è quello di sapere sin dall'inizio se vuoi colpire al meglio i pettorali e i dorsali. Se vuoi colpire i dorsali, ovviamente deve essere presente una flessione a livello dei gomiti, e in questo caso pull over e lat pull down sono molto efficaci. Se invece vuoi colpire i pettorali, ovviamente il lat pull down non ci interessa, ma andremo a eseguire principalmente il pull over con le braccia completamente estese. Per quanto riguarda la schiena, qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.